invitiamo i gentili ospiti a prendere posto. Bene, un cordiale saluto a tutti i presenti, a pubblico, autorità, alla comunità scientifica. Ci troviamo qui oggi per attribuire un riconoscimento importante nel campo dell'oncologia a livello internazionale. Il premio PathScholar AACR, dove AACR è l'acronimo inglese dell'Associazione Americana di Ricerca sul Cancro, un'associazione che conta più di 50.000 membri e che si riferisce a una comunità scientifica oncologica a più di 130.000 persone nel mondo e che da 25 anni collabora con la Fondazione PathScholar per attribuire un premio a chi si è particolarmente impegnato, allo scienziato, alla scienziata che si è particolarmente impegnata nella lotta contro i tumori. Ebbene, quest'anno il premio viene assegnato al professor Steven Rosenberg, che salutiamo con molto calore. E che avremo modo di conoscere in questa cerimonia attraverso i contributi dei relatori scientificamente molto competenti e molto preparati, attraverso le sue scoperte, scoperte che hanno aperto una strada, quella della immunoterapia che si affianca agli altri metodi tradizionali della cura contro il cancro. Ed è considerato un pioniere, il padre della moderna immunoterapia nella lotta contro i tumori. Appunto, qualcun altro evidentemente parlerà dei meriti scientifici del professor Rosenberg. A me spetta il compito di dare qualche informazione di tipo biografico. Nato nel 1940 nel Bronx, negli Stati Uniti, si è laureato in medicina nel 64 alla Johns Hopkins University di Baltimora, a cui poi sono seguiti un dottorato di ricerca all'Università di Harvard e la specializzazione in chirurgia a Boston ed in immunologia. È direttore della divisione di chirurgia del National Cancer Institute di Bethesda e senior investigator e professore di chirurgia alla Washington University. Al suo attivo più di 30 libri, 1170 articoli scientifici e oltre 169.000 citazioni. È stato scelto da un comitato scientifico che cambia ogni anno e che è stato presieduto dalla dottoressa Lisa Kussens, che adesso attualmente è presidente dell'AACR, che dopo avremo il piacere di presentare e di conoscere quando presenterà le motivazioni del premio. Premio, come si diceva, che è gestito ormai da molti anni con la AACR, e un saluto anche alla dottoressa Margaret Fotti, che dell'AACR è amministratore delegato. La Fondazione PathScholar è una fondazione nata in Trentino, tuttora a sede in Trentino, nata nel 1980 per il volere del professor Alessio PathScholar, già primario dell'ospedale Santa Chiara di Trento, che ha come fine istituzionale, voluto dal professor PathScholar, la promozione scientifica per la lotta contro le malattie che affliggono l'umanità e specificatamente contro il cancro. Vorrei invitare a questo punto il presidente della Fondazione PathScholar, Enzo Galligioni, qui sul palco. Prego. Vedete che arrivano in due perché insieme al dottor Galligioni c'è il presidente emerito della Fondazione, dottor Jos Bernardi. Prego. Vieni qua, Jos, vieni qua, prego.
Buongiorno, benvenuti tutti, è un piacere vedervi così numerosi e vedere come la Fondazione per Scholar può contare su questa parte veramente attiva, veramente coinvolta della cittadinanza di Trento. E festeggiare assieme il dottor Steven Rosenberg vuol dire festeggiare un vero benefattore dell'umanità. È stato già annunciato, lo vedremo anche più avanti in tutte le presentazioni che seguiranno la mia. E siccome abbiamo un programma molto intenso, cedo subito la parola al presidente emerito della Fondazione per Scholar, il dottor Jos Bernardi, che è anche uno dei padri di questa fondazione, per il suo indirizzo di saluto, e poi ci rivedremo più avanti dopo. Prego. Sarò brevissimo. Anzitutto alle amiche e agli amici della Fondazione un cordiale saluto da quella che vorrei definire la vecchia guardia. Welcome to Steven Rosenberg with my congratulations and welcome to the High Representative of the AACR, the President Lisa Cousins, and Margaret Foti, Chief Executive Officer, and first of all, our special, very close friend. Steven Rosenberg è un pioniere nello sviluppo dell'immunoterapia del cancro avanzato. I suoi primi lavori in questo settore, con l'impiego di alti dosaggi di interleuchine, risalgono circa mezzo secolo fa. Nella storia della terapia immunologica del cancro, la prima sensazionale guarigione è segnalata nel 1984, quando una giovane donna, Linda Taylor, ufficiale della Marina statunitense, scelse la cura di Rosenberg per un disperato tentativo di battersi contro la condanna di un grave melanoma ampiamente metastatizzato e considerato del tutto incurabile. La giovane paziente numero uno, quindi, dell'immunoterapia oncologica, guarì perfettamente e credo sia ancora in vita. Guarigione curiosamente per me in coincidenza di date con la fase conclusiva della costituzione della nostra fondazione, firmata dal generoso donatore Alessio Pescoller, chirurgo come Rosenberg al tempo, da Fausto Gobbi, presidente della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, e Giustiniano De Pretis, commissario allora del governo. Nell'agosto dell'86 si riunì il primo consiglio direttivo, composto da rappresentanti dell'economia e della politica locale e da due soli medici, Paolo Schlechter e il sottoscritto, che vennero incaricati della difficile, veramente difficile, fondamentale scelta strategica del tema del premio che doveva essere indirizzato alla lotta dei tumori. La scelta, non facile per il diffuso prevalere allora dell'interesse più banalmente clinico, fu la ricerca oncologica di base focalizzata nella genetica e nella biologia molecolare. Queste sono le parole che hanno lanciato il premio e che sono state seguite successivamente. Confesso che a 36 anni di distanza rimango ancora stupito del cammino percorso dalla nostra fondazione, grazie all'impegno delle guide successive e dell'appassionata attuale presidenza dell'amico Enzo Galligioni, veramente brillante. Essendo per mia natura portato a visioni un pochino folli, concludo esprimendo una fragilissima speranza di poter essere ancora testimone, certamente non più di una volta o due, di questi successi. Grazie. Prego. Allungate l'applauso perché il dottor Bernardi compirà 100 anni il prossimo gennaio.
Davvero applauso, applauso meritato, Jos Bernardi. Ora seguono alcuni interventi di saluto istituzionali, a cominciare dal vicepresidente della provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, che invitiamo qui al leggio. Buongiorno anche da parte mia. Innanzitutto un caro saluto al presidente della Fondazione Pescoller, Galligioni. Grazie per questo invito. Sono qui ben volentieri questa mattina con voi per un importante riconoscimento e quindi anche da parte mia le congratulazioni. Le congratulazioni a Steven Rosenberg per questo importante e prestigioso riconoscimento. Un saluto anche al dottor Bernardi, veramente complimenti per le sue parole, per il suo spirito, ma soprattutto anche per questa passione che ci ha messo anche nelle sue parole questa mattina. Il saluto lo voglio rivolgere anche a Sua Eccellenza, commissario Bernabei, al questore Francini, a tutte le autorità militari e civili presenti oggi, ai numerosi ospiti che sono qui e alle tante persone che hanno voluto partecipare a questa importante e significativa cerimonia. La consegna del premio Pescoller è sempre un momento molto importante, innanzitutto per il mondo scientifico, della ricerca e della medicina. Un mondo di cui conosciamo bene l'impegno instancabile contro il cancro e dal quale i pazienti oncologici, a loro volta, si attendono risposte concrete e sempre più efficaci per contrastare la loro malattia. Ma questo è un momento importante anche per il Trentino, perché Pescoller, come abbiamo sentito, è un nome che per la nostra provincia significa molto. Innanzitutto perché ci riporta ad uno dei protagonisti trentini della sanità trentina, Alessio Pescoller, nato a Rovereto, per poi proseguire i suoi studi e la sua carriera a Firenze, Milano e quindi finalmente a Trento. Un uomo che oggi ci viene raccontato come schivo e riservato, qualità che accomunano tanti trentini e soprattutto tanti uomini di scienza che coltivano sogni grandi. Un uomo che dedicò la sua vita ai suoi pazienti e al tempo stesso a coltivare questa idea di una fondazione per promuovere la ricerca scientifica in campo medico-sanitario. Questo sogno da tempo è una realtà riconosciuta anche a livello europeo e internazionale, e di questo siamo molto orgogliosi. Di ciò non possiamo che essere appunto felici. Per la Fondazione Pescoller, in occasione dei suoi simposi e della consegna dei suoi premi, sono passati alcuni dei nomi più importanti dell'oncologia mondiale. Questo è un motivo di vanto per il piccolo Trentino, un Trentino che fin dai tempi del presidente Kessler si è distinto rispetto anche ad altri territori di montagna per la sua capacità di scommettere coraggiosamente sulla cultura, l'università e la ricerca scientifica. Un Trentino che è capace di investire risorse ed energie per coltivare progetti ambiziosi come questo, i cui risultati ricadono naturalmente anche all'esterno dei suoi confini e di cui beneficiano tutte le persone, tutti i malati del nostro paese e del mondo. Progetti in cui troviamo lo spirito più autentico della nostra autonomia. E se oggi noi siamo qui, se possiamo fare questo, lo dobbiamo, il grazie alla nostra autonomia speciale. Un'autonomia che rappresenta una risorsa per noi, ma anche per gli altri, e che ci consente di fare a volte da apripista percorrendo sentieri nuovi. Nel tema specifico del cancro, il Trentino, per la verità, lo sta facendo da decenni.
fin dai tempi della cosiddetta bomba al cobalto, tecnologia all'epoca innovativa, proveniente dal Canada, che l'ospedale di Borgo Valsugana fu il primo a sperimentare, non solo in Italia, ma in Europa, e si era nel lontano 1953, per arrivare naturalmente fino ad oggi, ad esempio al centro di protonterapia di Trento, specializzato per la cura di alcuni tipi specifici di tumore, ma anche ad altre ricerche che il nostro territorio ha ospitato o promosso attraverso le sue strutture sanitarie e scientifiche, per non dire di una delle decisioni più significative assunte in questa legislatura da questa giunta sul fronte della formazione universitaria, l'istituzione di un corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, organizzato dall'Università di Trento, e saluto il rettore qui presente oggi, un corso pensato per rispondere all'esigenza di formare nuovi medici preparati a rispondere alla domanda di salute nel futuro, anche con i profili tecnologici innovativi. Fra le testimonianze di questo impegno dell'amministrazione provinciale, infine, anche il sostegno dato per il restauro della sede della Fondazione Petzkoller, un palazzo di Palazzo Bortolazzi, un edificio di prestigio nel cuore di Trento, che ci pare non può avere destinazione migliore. Quella della lotta ai tumori è dunque per noi una storia che continua e che oggi, con la consegna di questo importante premio, si arricchisce di un nuovo tassello. È una lotta che ci coinvolge tutti, che riguarda in pari misura le cure medico-sanitarie, l'evoluzione tecnologica, ma anche gli stili di vita e l'attenzione all'ambiente in cui viviamo, che è anche quello di cui si prende cura il mio assessorato. Io non posso che dire, a nome della Provincia Autonoma di Trento, continuiamo su questa strada e i risultati non potranno che arrivare. Grazie a tutti voi per questo importante momento. Grazie. Grazie a Mario Tonina, vicepresidente della Giunta Provinciale di Trento. La Fondazione Petzkoller ha legami in tutto il mondo nella comunità scientifica, ma ha legami forti e solidi con le istituzioni locali, come abbiamo visto, la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Trento. Vorrei invitare quindi il sindaco, il primo cittadino di questa città, Franco Ianeselli, per il suo indirizzo di saluto. Ci sono due motivi per i quali io sono davvero onorato di essere qui. Il primo ha a che fare con quello che la città di Trento ambisce ad essere, perché questo premio testimonia un'ambizione della città, quella di essere città della conoscenza, della ricerca e dell'apertura. Certo, noi sappiamo che in buona parte lo siamo, basti pensare a che cosa ha rappresentato e che cosa rappresenta in questi 60 anni la nostra formidabile università, però credo che l'ambizione debba essere coltivata, non dobbiamo mai sentire di avere raggiunto dei traguardi, e quindi questo premio ci dice, appunto, ci parla di quello che la città vuole, può, dovrebbe essere. Il secondo motivo di onore riguarda la presenza del professor Rosenberg. È la ragione anche per cui indosso, abbiamo avuto una discussione al gabinetto del sindaco, la fascia tricolore, perché questo è un premio internazionale. Va da sé che anche solo la presenza di Jos Bernardi dovrebbe prevedere il fatto che il sindaco indossi la fascia, insomma, per quello che ci racconta ogni giorno, e così sarà fatto. E giustamente, proprio come ha ricordato Jos Bernardi, questo è un premio che
non è nell'ambito strettamente clinico riguardo alla ricerca, però non si può non ricordarci come dietro questo premio che cosa c'è. C'è il timore quando ci sono dei sintomi, c'è la comunicazione della malattia, c'è la difficoltà poi della prognosi e ci sono le vite salvate. Noi non dobbiamo dimenticarci mai che qui stiamo parlando di un premio che riguarda tante vite salvate. Questo premio è importante per il suo valore internazionale, però penso che vada sempre ricordato quello che fa la Fondazione, non solo con la grande iniziativa, ma con l'azione di formazione e con i riconoscimenti ai giovani ricercatori, alle giovani promesse. E questo è anche un ambito che credo non possa, che noi dobbiamo tenere in grandissima considerazione. Veniamo, lo sappiamo, da questo periodo così difficile, e credo che il compito di tutti noi, e qui c'è un compito proprio anche della politica, è quello di ribadire, alla luce di quello che è successo, e che insomma c'è il valore della scienza nella lotta ai tumori, ma nella lotta a quello che ci è successo. E noi diciamo razionalità, mi verrebbe da dire usare un'altra espressione, il valore della competenza dei medici, ecco, il valore della competenza dei medici. E credo che questo sia un impegno che, a partire da una giornata come quella di oggi, tutti noi, anche noi politici, dobbiamo con più convinzione assumerci. Ancora complimenti, professor Rosenberg, e buona cerimonia. Grazie. Grazie al sindaco Ianeselli. È stata citata più volte l'Università di Trento, con la quale c'è un rapporto molto forte, e vorrei invitare il rettore, il professor Flavio De Florian, per fare il suo indirizzo di saluto. Tra l'altro il professor Rosenberg ha tenuto una lecture giusto ieri davanti agli studenti ricercatori del CIBIO, insomma c'è un rapporto molto stretto. Prego. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. First of all, I would like to express my gratitude to Professor Rosenberg for being here today and also to all our distinguished international guests. It's really an honor for us to have you here today, and a warm welcome from my side. Naturalmente anche saluto e ringrazio i Presidenti Galigioni e Jos Bernardi, senza di loro non saremmo qui, lo sappiamo tutti, dobbiamo a loro la costruzione di questo importante, di questa fondazione e dei premi che alla fondazione sono associati. E un saluto naturalmente a tutte le autorità e a tutti voi qui in sala. L'Università di Trento, è già stato detto, ha una forte relazione con la Fondazione Petzschler, relazione che si è anche rinsaldata nel tempo. Anche il recente sviluppo statutario della Fondazione stessa dà un ruolo all'Università di Trento importante, e questo è significativo soprattutto considerando il ruolo che la ricerca ha sempre avuto per l'Università di Trento e il ruolo che la ricerca di base, ce l'ha ricordato poco fa il Presidente Jos Bernardi, è sempre stata messa al centro del premio della Fondazione Petzschler. L'Università di Trento, come è stato ricordato poco fa dal vicepresidente Tonina, da un paio d'anni è impegnata in una impresa impegnativa, appunto difficile, che è quella di costruire una scuola di medicina partendo dal corso di laurea di medicina e chirurgia, ma certamente non fermandosi là. L'importanza di questa iniziativa dal punto di vista formativo è già stata sottolineata. Io vorrei ulteriormente sottolineare l'importanza dal punto di vista della ricerca. La nostra è un'università che ha sempre fatto della ricerca il cuore della propria attività, e questo ci è stato anche riconosciuto anche recentemente dalle valutazioni nazionali e internazionali sui risultati della ricerca ottenuti. Nell'ambito delle scienze della vita non iniziamo da ora, non iniziamo con la scuola di medicina, abbiamo già costruito solide basi attraverso le attività di dipartimenti come il CIBIO o centri come il CIMEC nell'ambito della biologia, ma anche delle neuroscienze, quindi abbiamo già costruito dei presupposti importanti, ma vogliamo fare di più. E c'è un'altra cosa che mi pare di cogliere accomuna
lo sforzo dell'Università di Trento nell'ambito della ricerca e lo sforzo della Fondazione Petzschkoller, che è quello di portare questi risultati, di far conoscere questi risultati, di rendere questi risultati patrimonio di tutti. Questa cerimonia oggi, con una partecipazione così ampia di persone in questa sala, con in generale la consapevolezza e la vicinanza della popolazione trentina alle attività della Fondazione Petzschkoller, ma anche alle attività dell'Università di Trento, sono il segno di questo sforzo di portare la ricerca non solo nei luoghi in cui la ricerca vive, nei laboratori, nei convegni internazionali, nei luoghi scientifici, dove la competenza, ci è stato ricordato anche dal sindaco Ianeselli, la competenza è il presupposto fondamentale per fare vera scienza, ma portare, diffondere, divulgare i risultati anche in termini più generali, per far capire a tutti quale prezioso tesoro siano i risultati della ricerca, quanto dobbiamo essere grati a persone come il professor Rosenberg per tutto quello che hanno fatto nella loro vita a vantaggio di tutti, a vantaggio di tutti noi. E credo che questo sia uno sforzo che accomuna la Fondazione Petzschkoller e l'Università di Trento. Non voglio portare via altro tempo, perché siamo tutti qui, credo, soprattutto per ascoltare la relazione del professor Rosenberg, e quindi vi ringrazio per l'attenzione e auguro una interessante mattinata a tutti. Grazie mille. Grazie al Rettore De Florian. Si concludono gli interventi istituzionali con il rappresentante della comunità medica, in particolare il vicepresidente dell'Ordine dei Medici, il dottor Guido Cavagnoli. Prego. Buongiorno a tutti. Porto il saluto del dottor Ioppi e di tutta la comunità dei medici, degli odontoiatri, ai presidenti, alle autorità, a tutti voi. Sono emozionato ed onorato di essere qui in questo momento, perché il legame fra la Fondazione e l'Ordine dei Medici è molto intenso. È intenso nel senso che i colleghi sul palco sono medici, il Consiglio di Amministrazione prevede figure dei medici e addirittura è designato un membro da parte direttamente dell'Ordine. Il legame però va al di là della formalità, è un legame che scaturisce ovviamente da un obiettivo comune, che è quello di cercare, studiare, innovare per curare, che è l'obiettivo di qualsiasi medico. Ovviamente il cancro è una sfida che ogni giorno viene portata avanti in maniera sempre più efficace. Questa è la sensazione comune, ma sono i dati che ce lo dicono. E quindi un progetto che ci unisce in maniera molto forte. Non voglio rubare altro tempo, lasciatemi solo concludere con un piccolo momento di storia personale che riguarda il fatto che in una comunità come la nostra, una comunità dove i legami sono molto importanti nel senso positivo che i legami portano, per una strana coincidenza il mio figlio e il nipote del dottor Bernardi erano all'asilo insieme, e 20 anni fa ho avuto la grande fortuna di essere invitato dal dottor Bernardi a questi incontri, alle premiazioni che si tenevano allora al Castello del Buon Consiglio. Ecco perché prima ho detto io sono emozionato oltre che onorato di essere qui, perché vi confesso che è davvero un'emozione essere qui. Spero, Josh, che tu ci sia non per 1 o 2 anni, ma per tanti anni ancora, per tutti quelli che tu vuoi, e vi saluto e vi ringrazio. Grazie al dottor Cavagnoli, vicepresidente dell'Ordine dei Medici.
Bene, adesso entriamo un po', diciamo, nel vivo per quel che riguarda le comunicazioni di tipo scientifico, quindi le motivazioni, la descrizione di quello che ha fatto il dottor Rosenberg e per quale motivo è stato premiato e si trova qui a Trento. La prima persona che vorrei invitare è la dottoressa Margaret Foti, che è, come dire, una sicurezza per noi, perché viene molto volentieri a Trento per ogni edizione e noi con molto piacere l'accogliamo ogni anno. Prego. È la CEO dell'AACR, dell'Associazione Americana di Ricerca sul Cancro. Ecco, il suo intervento sarà in inglese, come altri, ma coloro che preferiscono possono seguire la versione in italiano che è stata distribuita all'ingresso. Prego. Buongiorno a tutti quanti. Grazie. I want to thank you very much for this kind invitation, Dr. Galigioni. It's wonderful to be here again in Trento, in this beautiful city. And congratulations, Dr. Bernardi. We love you. It's wonderful that you are with us and still participating. It's really wonderful to observe the performance of Dr. Galigioni as president of this esteemed foundation, for his passion for conquering cancer through high-quality cancer research is really inspiring to all of us, and I want to congratulate you, Dr. Galigioni, for your extraordinary presidency of the foundation. Because of your brilliant leadership, the programs and activities of the foundation continue to make major contributions to saving lives from cancer around the world. It is my great honor and privilege as Chief Executive Officer of the AACR to be included in the celebration of the 2022 Piscolar Foundation AACR International Award for Extraordinary Achievements in Cancer Research. The Piscolar Foundation possesses a rich history of supporting the most cutting-edge biomedical research, leading to the identification of the fundamental mechanisms of human disease. And the AACR is very proud to be part of the Piscolar Foundation's enduring, impressive legacy. This award represents the most prestigious of all AACR scientific merit awards, and it serves as a testament to Professor Piscolar's steadfast commitment to improved patient care. The scientific world reveres the lifelong work of Professor Piscolar, for he was a quintessential humanitarian who dedicated his entire life to teaching and helping others and to supporting the discovery of the biological basis of human disease. It is always impressive to reflect on Professor Piscolar's perseverance and his passion for the benefits to society of scientific knowledge. This is particularly interesting today and very relevant today as we work to strengthen the trust in science by members of the public. It was in this vein that he conceptualized the formation of this very special foundation that is dedicated to recognizing and supporting scientific advancements for the benefits of cancer patients worldwide, a foundation that is now stands as the premier organization dedicated to the understanding and eradication of human disease, especially cancer. The AACR, which is celebrating its 115th anniversary this year, is the first organization formed in the world with the goal of preventing and curing all cancers. Because of our global membership in 129 countries and territories around the world, we are extremely happy, and we were so happy in 1997 to establish this very special relationship. First with Dr. Pietro Monti as the president of the foundation, and it has continued as a strategic partnership with the foundation with the launch of what is now called the Piscolar Foundation AACR International Award for Extraordinary Achievement in Cancer Research. For 25 wonderful years, we have worked together collaboratively to recognize cancer scientists who have pioneered contributions to cancer research.
These individuals have been elected as fellows of the AACR Academy for their remarkable discoveries in the cancer field. And subsequent to being lauded with the Foundation's award, three of them have received the Nobel Prize in Physiology or Medicine, namely Doctors Blackburn, Capecchi, and Jim Allison. And prior to this, to our relationship, Dr. Paul Nurse. The ongoing efforts of our two organizations continue to honor Professor Pescola's legacy and his dream. And I want to thank everyone in the audience today for your contributions to supporting the Pescola's Foundation's vital mission. I would like to take this opportunity to personally congratulate Dr. Steven Rosenberg for being selected this year's award recipient. As you will hear in detail from AACR's president, Dr. Lisa Cousins, who served with distinction as the chair of the selection committee, Dr. Rosenberg is being honored for his discovery and development of the first FDA-approved immunotherapy for cancer patients, and for his amazing and continued innovation and major contributions to effective cellular immunotherapies in patients with blood cancers, melanoma, and several other types of cancer in mind. For many years, I've had the personal pleasure of knowing Dr. Rosenberg and his impressive pioneering work, for he has been a member of the AACR since 1971 and was really elected a fellow of the AACR Academy in 2015. And in recognition of his remarkable scientific and clinical accomplishments, he has been honored with numerous awards. However, the International Pescola Foundation Award is, in our view, the most prestigious and deservedly so. He has always been ahead of the curve. Dr. Rosenberg has always been thinking ahead of what is next, what is important for the future in terms of progress. And we are thrilled that his scientific and clinical innovation and early accomplishments and current accomplishments are being recognized as a pinnacle in the field of cancer immunotherapy. And now, many decades later, cancer immunotherapy is viewed as one of the most important therapeutic strategies, either alone or in combination with other treatments, to maximize patient survival. Dr. Rosenberg and all past awardees of this award have set an exceptionally high standard for future awards, and they are a testament to the scientific rigor and excellence expected by the Pescola Foundation, the AACR, and the international cancer community. I know that I speak for the entire AACR membership of over 51,000 members worldwide when I say that we are absolutely thrilled that Dr. Rosenberg has been selected to receive the 2020 award. And we look forward in the years to come to observing how his ongoing research efforts will continue to shape cancer science and medicine. Additionally, I would like to take the opportunity to acknowledge and thank all the members of the award selection committee. And under the brilliant leadership of Dr. Cousins, this international committee with expertise in various scientific disciplines worked diligently to select the most deserving individual, Dr. Rosenberg, to receive this year's award from a stellar list of exceptional candidates from around the world. So in closing, I would like to underscore how very proud the AACR is to maintain this long-standing and special relationship with the Foundation. Our partnership continues to inspire scientists from around the globe who work with great resolve in their quest to change the face of cancer for patients. On behalf of the entire AACR, including officers and directors, I would like to extend my heartfelt congratulations to the Pescola Foundation's esteemed president, Dr. Galligioni, to its distinguished past presidents, with whom I've had the pleasure of working over the years, Dr. Bernardi, Dr. Bossi, Dr. Monti, and to the Pescola Foundation's board of directors, statutory auditors, and staff, especially Dr. Veronica Folletto and Federica Mandato for their outstanding administration. Dr. Galligioni,
Thank you again for your unparalleled dedication to fostering global cancer research. It's a great honor to participate in this year's ceremony. Grazie mille. Grazie, grazie alla dottoressa Foti che ha fatto i complimenti a Enzo Galigioni, che adesso invitiamo subito qui al microfono per parlare della Fondazione, del perimetro delle collaborazioni che danno vita alle tante iniziative della Fondazione per Scholar, e poi introdurrà il professor Rosenberg. Prego. Grazie, grazie mille ancora. Eccomi di nuovo. E prima di tutto vorrei ricordare brevemente l'attività della Fondazione in questi anni, in un breve video, non più di 3 minuti cronometrati, ecco, che racconta com'è nata e quello che stiamo facendo. Prego, proseguire con il video. Mai, prima d'ora, la ricerca sul cancro aveva ottenuto risultati così importanti, con immediata ricaduta sui pazienti. Il sostegno alla ricerca sul cancro è ora necessario più che mai. E questa è la finalità della Fondazione Pet Scholar, voluta fin dal 1980 a Trento dal professor Alessio Pet Scholar. Varie sono le attività della Fondazione: premi alla ricerca, attività scientifica ed il finanziamento ai ricercatori. La Fondazione Pet Scholar premia l'eccellenza nella ricerca sul cancro degli scienziati che hanno prodotto nuove conoscenze e un sostanziale miglioramento delle cure e della possibilità di guarigione. Il Premio Internazionale Fondazione Pet Scholar, Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro, premia le scoperte più straordinarie ed è stato attribuito finora ai migliori scienziati al mondo. Ben 4 di loro hanno poi ricevuto il premio Nobel per le stesse motivazioni del premio Pet Scholar. Altri premi sono dati in collaborazione con l'Associazione Europea di Ricerca sul Cancro. Il Translational Cancer Researcher Award per giovani scienziati europei. E dal 2020 il Women in Cancer Research Award alle donne nella ricerca. E il Rising Star Award per ricercatori ad inizio carriera, già molto promettenti. L'attività scientifica della Fondazione è imperniata sui simposi Pet Scholar, una serie di convegni annuali fin dal 1988, sempre su temi di avanguardia, con i maggiori esperti internazionali, e su numerose conferenze scientifiche e seminari, per favorire il confronto con i giovani. La Fondazione Pet Scholar finanzia infine numerose borse di studio e di ricerca per i giovani, sia in ambito internazionale che nazionale e locale con l'Università di Trento, per fornire ai giovani ricercatori il massimo supporto per le loro ricerche e la condivisione dei risultati con la comunità scientifica. L'eccellenza nella ricerca sul cancro è l'obiettivo della Fondazione Pet Scholar, nei suoi vari ambiti, in collaborazione con le maggiori società scientifiche, per il bene di tutti. Ok. Ti fa... Fa piacere che lo abbiate apprezzato, perché è la sintesi di quello che è e fa la Fondazione Pet Scholar. E allora, se questa è la Fondazione Pet Scholar, posso cominciare con la mia presentazione. Voglio innanzitutto ricordare che il 31 dicembre scorso si è concluso il mandato quinquennale del CDA e dell'organo di controllo della Fondazione, la cui attività è stata ispirata essenzialmente a aumento del prestigio scientifico della Fondazione, radicamento nella comunità trentina, intensa attività di comunicazione. A livello internazionale abbiamo rinnovato l'accordo
già esistente dal 97 con l'Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro, la più importante al mondo, lo avete sentito, e che con il pieno supporto della dottoressa Foti, ma anche degli altri presidenti ISCR che si sono succeduti, in particolare voglio ricordare Elizabeth Jaffe, David Tuvison e l'attuale presidente Lisa Kusses, che è qui oggi con noi, e la collaborazione con la ISCR è quella che ci garantisce credibilità, prestigio scientifico, comitati di selezione del massimo livello e visibilità come questa. Questa è una foto dell'annual meeting. Quest'anno erano più di 20.000 i partecipanti, il più del 78% in presenza. Potete capire quale platea può assistere alla proclamazione del vincitore del premio Petzscholler e quindi la ricaduta che abbiamo da questo punto di vista. L'aumento del prestigio scientifico della Fondazione viene curato anche dai simposi Petzscholler, ininterrottamente dal 1989. E abbiamo avuto ormai 33 simposi Petzscholler con temi sempre all'avanguardia, relatori del massimo livello e quindi un crescente prestigio scientifico e una partecipazione che abbiamo visto crescere numerosa negli anni. Però parlando dei simposi non possiamo dimenticare David Livingstone, grande scienziato, grande amico della Fondazione Petzscholler, scomparso improvvisamente lo scorso 10 ottobre, vincitore già del premio Petzscholler nel 2017, per più di 20 anni a fianco della Fondazione e ha contribuito alla crescita della sua reputazione scientifica, particolarmente con i simposi ai quali ha lavorato fino agli ultimi giorni della sua vita. Gli ultimi tre giorni prima di morire improvvisamente per un infarto, ecco, stavamo lavorando al prossimo simposio che si terrà il 13 e 14 giugno su un argomento di grande interesse sull'immunoterapia. Abbiamo sentito oggi, però con le luci dell'immunoterapia ci sono anche delle domande a cui dobbiamo ancora rispondere. Perché il successo dell'immunoterapia contro il cancro non è completo, perché alcuni pazienti rispondono e altri non rispondono, perché alcuni di quelli che rispondono poi a un certo momento vanno avanti lo stesso con la malattia. Questi sono i temi del prossimo simposio Petzscholler, con 18 relatori di prestigio, due premi Nobel saranno presenti, Ellison, già vincitore, e William Kaelin, premio Nobel del 2019, che terrà la David Livingstone Lecture che da quest'anno verrà inserita all'inizio di tutti i prossimi simposi. Ovviamente la sede di quest'anno sarà anche più degna di quelle che abbiamo avuto in passato e ringrazio ancora l'Università di Trento che ci mette a disposizione l'auditorio del Dipartimento di Lettere che qui vedete rappresentato. L'aumento del prestigio scientifico della Fondazione l'abbiamo curato anche in Europa con la collaborazione con l'EACRA, l'Associazione Europea per la Ricerca sul Cancro, grazie al forte impulso e la forte collaborazione che abbiamo avuto con il past president Alberto Bardelli e l'attuale president Caroline Dive nel valorizzare ulteriormente la presenza della Fondazione al congresso annuale europeo dell'EACRA e in questo congresso vengono annunciati i premi che da uno, che erano negli anni precedenti, sono diventati tre. Uno al giovane ricercatore, il vincitore quest'anno è Nicholas Turner di Londra, il premio che è stato introdotto due anni fa, Women in Cancer Research, alle donne nella ricerca e ai giovani molto promettenti, questo è un premio biennale a San Bejati, la precedente era di Madrid e San Bejati di Cambridge. Ecco, questi tutti i vincitori devono obbligatoriamente, se accettano il premio, tenere una Petzscholler Lecture, quindi ci saranno tre Petzscholler Lecture al congresso europeo per la ricerca sul cancro e poi devono venire a Trento perché devono tenere una lecture all'università. È caduta negli anni scorsi e continuerà a cadere negli anni prossimi. Questo proprio per il legame forte che vogliamo avere con tutto il mondo scientifico, ma per quanto possibile portarlo a Trento. In Italia abbiamo cercato anche lì di aumentare il prestigio scientifico della Fondazione Petzscholler perché ci interessa lavorare con i migliori per poter puntare ai risultati di eccellenza, quindi voglio ricordare la collaborazione con la Società Italiana di Cancerologia, la collaborazione con il NIBIT Network Italiano di Bioimmunoterapia e con l'European School of Oncology.
Con questa abbiamo dall'anno scorso cominciato a collaborare per gli highlights del simposio con il DIVIT che con il presidente precedente Mario Colombo e l'attuale presidente Pier Francesco Ferrucci per una lecture per scholar al congresso annuale NIBIT, dove di solito sosteniamo uno dei più famosi relatori sul tema al mondo, e con la Società Italiana di Cancerologia, con la quale condividiamo la responsabilità dell'attribuzione delle borse di studio per scholar SIC. Siamo stati in grado, grazie alla generosità della gente, siamo stati in grado di attribuirne ben 7, sono borse di studio da 25.000 euro l'anno per 2 anni, e quindi per il biennio 21-22 questi sono i vincitori, sono un bando che copre tutta l'Italia, per cui possono partecipare, vincono solo i migliori, ecco, 7, ma altre 7 sono già pronte, già finanziate per il biennio prossimo. E anche a livello locale abbiamo cercato di lavorare cercando sempre la qualità delle interazioni e l'autorevolezza scientifica dei nostri partners, quindi l'Università di Trento, la collaborazione già a molti livelli con il CIBIO, ma anche da recentemente con il Dipartimento di Economia, Dipartimento di Sociologia, le per scholar lectures che tutti i vincitori tengono a Trento e particolarmente all'Università, le nuove borse di studio di dottorato di ricerca triennale che abbiamo iniziato 2 anni fa, grazie anche al supporto del Fondo Comune delle Casse Rurali. Questi sono i vincitori delle due borse di studio triennali per il triennio scorso e già siamo pronti per il prossimo triennio. Oltre che con l'Università abbiamo cercato anche di collaborare con un'altra importante istituzione scientifica della nostra città, della nostra comunità, che è il Museo delle Scienze, il MUSE, dove abbiamo un accordo per tenere eventi di particolare rilevanza. Qui ricordo appunto l'evento con l'incontro della popolazione con il vincitore del premio Nobel Jim Allison, ma anche con un vincitore del premio europeo Corbel, e lo scorso 8 marzo, Festa della Donna, la vincitrice del premio europeo alle donne nella ricerca Waldsen. Radicamento della fondazione nella comunità trentina. Anche su questo abbiamo cercato proprio di capire come meglio diventare parte viva della comunità e diventare patrimonio della comunità trentina, per cui abbiamo cercato di curare molto i rapporti con la gente, con le istituzioni, ovviamente col mondo accademico, scientifico, col mondo economico e della cooperazione, e poi ovviamente tutto questo con uno sforzo molto impegnativo sulla comunicazione con i mass media, i social media e la comunicazione scientifica. Il motivo per cui abbiamo portato in questa sede, che è bella, anche prestigiosa, era anche quella precedente al Castello del Buon Consiglio, è stato proprio quello di favorire la partecipazione della gente alle iniziative della Fondazione per Scholar. Qui vedete rappresentato sia il Teatro Sociale che al Muse per gli altri eventi, e questa vicinanza della popolazione ha portato a una generosità da parte dei trentini verso la Fondazione per Scholar, sapendo che tutto quello che riceviamo in donazioni viene trasformato in borse di studio. Questi sono i donatori che negli anni hanno voluto proprio significare la loro vicinanza alla Fondazione per Scholar e sostenere la ricerca sul cancro con il loro contributo alle borse di studio, e quindi li ringraziamo veramente tutti e vi chiedo veramente un applauso per tutti loro. Grazie, grazie di cuore. E come vedete, appunto, ricordavo prima, le borse di studio già per il prossimo biennio 23-24 sono già state finanziate, abbiamo già le risorse grazie a questi donatori, come pure anche le borse di dottorato per il prossimo triennio, quello per la Larker Fogazzaro, quell'altra del Fondo Comune delle Casse Rurali certamente promessa, però non essendo stata deliberata ritengo che sia importante solo ricordarla in questo momento. Parlando di donatori non possiamo dimenticare Marina Larker Fogazzaro, che ha lasciato come lascito questo splendido palazzo che abbiamo ereditato 3 anni fa, e qui volevo sottolineare una cosa. Accanto alla generosità dei cittadini,
interviene, ci è sempre vicino, sono le istituzioni, in questo caso la provincia autonoma di Trento, che come è stato ricordato prima dall'assessore Tonina, vicepresidente della giunta provinciale, ha voluto intervenire direttamente finanziando i lavori di restauro. Ed è con grande piacere che ho oggi la possibilità di presentarvi quello che il restauro in corso ha prodotto. Proprio ieri hanno tolto le impalcature a una prima parte del palazzo e vedete a fianco com'era parte del palazzo, queste erano le condizioni precedenti, e quello come si presenta oggi, e quindi è stato veramente un grosso risultato, e alla fine tutto il palazzo sarà in queste condizioni e quindi fruibile per tutta la nostra comunità. E quindi le istituzioni sono vicine alla Fondazione Pescoller, vado a ricordare in modo particolare la provincia autonoma di Trento, ma anche il comune di Trento e il comune di Rovereto, che sono anche ben rappresentate all'interno del Consiglio di Amministrazione, e altre realtà economiche, la Fondazione Caritro, che fin dall'inizio della Fondazione sostiene e accompagna la Fondazione Pescoller nella sua crescita di questi anni, la cooperazione trentina, tutto il mondo della cooperazione è molto importante per la nostra comunità, e il Fondo Comune delle Casse Rurali che ho ricordato. E oltre a questo devo e voglio ricordare l'impegno per la comunicazione, grazie all'ufficio stampa che è coordinato dal dottor Liber, che è anche il presentatore storico di questa cerimonia e che ringrazio. Grazie Liber, veramente lui è il responsabile del nostro ufficio stampa, che cura i rapporti con i mass media e che sono importanti, perché i mass media, qui è una foto solo per significare la conferenza stampa, sempre presente i media alle nostre iniziative e sempre fedeli nel riportarle, quindi veramente ci danno un grosso supporto da questo punto di vista, e anche tutto il lavoro fatto poi, che per quelli della mia generazione è un lavoro un po' difficile, quello del coinvolgimento con i social media, e qui ringrazio la segreteria della Fondazione Pescoller, Federica Mandato e Veronica Foletto, perché sono loro che curano questi aspetti che sono sempre più importanti. Ma anche abbiamo aperto un capitolo nella comunicazione scientifica, se vogliamo che anche i comunicatori scientifici al di fuori del Trentino parlino di noi, conoscono la Fondazione, quindi se lo considerano valido parlano di noi, abbiamo coinvolto, stiamo cercando di coinvolgere tutto il mondo della comunicazione scientifica, sia con i webinar che abbiamo cominciato l'anno scorso, diciamo 7 webinar con i più importanti esperti di comunicazione scientifica molto seguiti, ma anche con alcune borse di studio finalizzate, alla borsa di studio per master in comunicazione scientifica, una l'abbiamo in collaborazione con la SISA di Trieste, l'altra con l'Università di Trento, il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, ma non basta. Abbiamo anche voluto cercare di capire che cosa vale quello che stiamo facendo, qual è l'impatto del lavoro della Fondazione nel punto di vista della ricerca scientifica nel mondo della ricerca sul cancro e dei pazienti, e quindi una collaborazione iniziata da poco con il Dipartimento di Economia dell'Università diretto dal professor Andreaus, che ci riempie veramente di gioia e anche di speranza di riuscire a capire e valorizzare quello che stiamo facendo. E infine un nuovo progetto che partirà in questi giorni, che è di collaborazione con l'Università di Trento, il CIBIO, e con la PSS e l'Ospedale di Trento. Non ho ancora pienamente presentato, perché aspetta di essere discusso e valutato dal Comitato Etico, però è un progetto sul quale vogliamo effettivamente investire le nostre risorse. Tutto questo grazie al Consiglio di Amministrazione, che ha curato queste attività e ha sostenuto queste attività negli ultimi 5 anni, aiutato dall'organo di controllo della Fondazione, che vedete qui rappresentate, ovviamente molti di voi li conosco, ma per brevità vado avanti, ed è tutto quello che vogliamo continuare a fare con il nuovo Consiglio di Amministrazione e con il nuovo organo di controllo. Bene, a questo punto credo di aver detto tutto quello che volevo rappresentare in termini di attività e di linee di indirizzo della Fondazione, e parliamo allora del vincitore oggi. L'unica cosa che vi dirò, perché poi ci sarà chi ne parla,
è che intanto siamo molto felici e congratulazioni al dottor Rosenberg per essere stato scelto tra molti candidati di prestigio il migliore per il premio per Scholar EACR 2022 e quindi grazie per aver accettato di essere presente qui. Chi è Steven Rosenberg? Solo una parola, è il padre dell'immunoterapia. In questa diapositiva, che non dovete leggere, però vedete dove c'è la freccia rossa, dal 1990 è cominciata la storia dell'immunoterapia del cancro e la porta l'ha aperta, la strada l'ha aperta il dottor Rosenberg, e da allora è stato tutto un susseguirsi di iniziative, di studi, di farmaci, di possibilità terapeutica che veramente aumentano le speranze per tutti i pazienti che sentono e che ricevono una diagnosi come questa, la diagnosi di cancro, e per i loro familiari. Quindi grazie dottor Rosenberg, grazie per quello che ha fatto e per quello che ancora continua a fare, e ve lo dirà dopo lui. Grazie ancora. E a questo punto ho il piacere di invitare io sul palco la dottoressa Lisa Cussens, presidente dell'Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro, presidente del comitato scientifico che ha deciso, che ha valutato i curricula di tutti i candidati al premio e ha deciso assieme agli altri 8 componenti del comitato scientifico che il dottor Rosenberg era il più meritevole. La dottoressa Cussens vi leggerà le motivazioni e tocca a lei. Grazie dottoressa Cussens e grazie per aver accettato di venire qui. Thank you very much. Thank you very much. Good afternoon. My name is Dr. Lisa Cussens, and I speak to you today as the president of the American Association for Cancer Research and as the very proud chair of the selection committee for the 2022 Pezcoller Foundation AACR International Award for Extraordinary Achievement in Cancer Research. It is my extreme honor and privilege to introduce to you this year's award recipient, Dr. Steven A. Rosenberg, who is the chief of the surgery branch, senior investigator, and head of the tumor immunology section at the National Cancer Institute, and professor of surgery at the George Washington University School of Medicine and Health Sciences in the United States. Dr. Rosenberg is being honored for pioneering the development of effective immunotherapies for patients with advanced cancers and being the first to introduce a foreign gene into a human for successfully demonstrating that T-cell receptors could be used against solid tumors and chimeric antigen receptors against lymphomas. He identified somatic mutations as targets of T-cell immunotherapy and demonstrated that administration of tumor-infiltrating lymphocytes along with a cytokine, interleukin-2, and lymphodepleting preparative regimen stimulates complete remission in metastatic melanoma and selected other cancers. Dr. Rosenberg's early research established interleukin-2 as a growth factor for anti-tumor T cells and demonstrated that treating metastatic melanoma patients with high doses of IL-2 could induce long-term tumor regression. These landmark discoveries led to IL-2 becoming the first cancer immunotherapy approved by the Food and Drug Administration in the United States and is now not only used to treat metastatic melanoma, but also metastatic renal cell cancer patients since the 1990s. Building on this work, Dr. Rosenberg pioneered adoptive cell immunotherapies by leveraging interleukin-2's ability to stimulate proliferation of tumor-infiltrating lymphocytes isolated from the tumors of melanoma patients. Reintroduction of these expanded cell populations back into patients subsequently led to long-term tumor regression in many cases.
Dr. Rosenberg and his team have since extended this approach and generated similar clinical results for breast, colorectal, and liver cancer patients. They have also discovered that T cells were able to be genetically modified to express chimeric antigen receptors, and these were able to target molecules expressed by tumor cells and now represent a very effective therapy for patients with B-cell lymphoma, acute lymphocytic leukemia, mantle cell lymphoma, and follicular lymphoma. For these groundbreaking and paradigm-shifting discoveries and their implementation in the clinic as now standard of care for several malignancies, Dr. Rosenberg has received and been recognized with a multitude of prestigious scientific honors. Dr. Rosenberg earned his undergraduate degree and medical degrees from Johns Hopkins University, and then a subsequent doctorate in biophysics from Harvard University. He completed his surgical residency at what is now referred to as Brigham and Women's Hospital in Boston, while simultaneously completing a research fellowship in immunology. Over the course of his illustrious career, he has authored and co-authored more than 30 books and more than 1,000 peer-reviewed scientific publications. With that, we are extremely proud to present the Pezcolor AACR Award for Extraordinary Achievement to Dr. Steven Rosenberg. Grazie, dottoressa Kussens, e benvenuto al dottor Steven Rosenberg, premio Pezcolor AACR 2022. Prego. Ecco, questo è il momento anche dei fotografi e telecamere. La presidente del comitato di selezione Lisa Kussens con Margaret Foti, AD dell'AACR, il vincitore Steven Rosenberg, il presidente Enzo Galligioni della Fondazione, il presidente emerito Jos Bernardi, foto di rito e consegna del premio di 75.000 euro. Il 25esimo con l'Associazione Americana di Ricerca sul Cancro. Ecco, prego, il dottor Rosenberg leggerà la sua lezione che è stata distribuita, la cui traduzione è stata distribuita all'ingresso. Si dirà qualcosa fuori dalla traduzione, noi abbiamo pronta la nostra interprete Anna De Poli, che durante la cerimonia ha tradotto i discorsi in italiano verso i nostri ospiti in lingua inglese e adesso tradurrà anche il professor Steven. Prego. Well, it's a great honor to be here and receive this award from two of the great cancer organizations in the world, the American Association for Cancer Research and the Pezcolor Foundation. It's a great honor, and I take this not only as a recognition of prior achievement, but as an inspiration to continue to work to make progress in attempting to eliminate the world of this scourge of cancer. I've been asked to spend 20 minutes to talk about how I decided to go into medicine, to study cancer, perhaps to study immunotherapy. And you've heard, after many years of college and medical school education at Johns Hopkins, a work at Harvard, I assumed a position as chief of surgery at the National Cancer Institute, and for the last 47 years have been in that position. In the first 40 years that I had this position, there probably were not more than 40 days when I was not in the hospital to see patients,
to work in the laboratory and to talk with our investigators who are actually doing the research that led to many of these immunotherapy advances. And if one has that kind of dedication to doing work and the time that it takes, it requires the support of many people. And I would like to begin by recognizing a person who has been instrumental to virtually everything that I've done. The first year of my surgical residency, I met the nurse who was the director of the emergency room at the Brigham Hospital. We married, and for the last 54 years, she's provided me with extraordinary support, relieved me of many of life's burdens so I could work on the work that I was doing. And I would like to start by recognizing my wife, Alice Rosenberg. So let me begin by talking about why I decided to go into medicine. Will you? Okay, now you can go ahead. Okay, it's very clear what you are saying, so you can proceed. Okay. So I was brought up in the Bronx in New York City. My parents had immigrated to the United States shortly before I was born. They immigrated from Poland. And I was born in 1940. Why did I decide to go into medicine? It's a question I've been asked many times, and I can actually date the exact time to to the time that I was 6 or 7 years old when I learned of the horrible events that had taken place during World War II. I remember sitting in the kitchen of our room in the Bronx as postcards would arrive from Europe and count that detailed the deaths in the concentration camps of many of the relatives of my mother and father. It seemed like an evil that was almost beyond comprehension to someone who was 6 or 7 years old. And at that very moment, I remember deciding that there was such evil in the world, people could be so evil to one another, I would devote my life to doing the opposite, and that is to attempting to develop methods that could help people and not harm them. I decided right then that I was going to become a doctor to take care of patients who were in need of care. And proceeded with my medical education. It took me 34 years before I had my first job because of the schooling that I went through and the postdoctoral training that I had before I arrived at the National Cancer Institute, a wonderful institution to do research. And for the past 47 years, I've been the chief of surgery there, running a laboratory, taking care of patients, and have been honored to do so. Very early on in my medical career, I developed a commitment, if not a dedication, to studying cancer. When you operate on a patient and remove the cancer that you can see, you can cure some people. In fact, surgery is one of the major methods we have of curing cancer, but the problem in the world of this disease is quite extraordinary. One in every 2 to 3 humans now alive will develop an invasive cancer sometime during their life. A little over half can be cured, but 1 in every 5 humans now alive will die of cancer if we can't find better ways to treat this disease. Now we have surgery that dates back 3,000 years to Egyptian papyri that talk about the excision of cancers. We have radiation therapy that dates from 1895, the year after Rentgen discovered X-rays, when a Chicago physician trained that beam onto the breast cancer of a patient.
and saw it shrink. And we date modern chemotherapy to biological and chemical warfare research that took place in Fort Detrick during the Second World War in 1942, when as a result of laboratory accidents, laboratory technicians were exposed to nerve gas called nitrogen mustard, and those laboratory technicians then experienced a decrease in the circulating blood cells and lymphocytes in their body, and that led a Yale oncologist to utilize this nerve gas molecule called melphalan that could in fact shrink temporarily lymphomas and leukemias in patients, and it's to that date that we began the development of chemotherapy for cancer treatment. But as you've just heard, these three treatments are not effective for very large numbers of patients, and it was very clear that we needed new methods for treating cancer. Now, my interest in studying cancer among the many subjects that I studied during my education revolved around the difficulties that I saw from the very earliest days of my medical education, where cancer would attack innocent people for no reason other than the randomness of the disease, that they would suffer through the course of that disease, that I would watch their families stand by impotently, unable to do much. And it was that experience, the experience of witnessing cancer as a Holocaust, that led me to begin to study that that disease. And so, why immunotherapy? I was trained as a surgeon. We gave chemotherapy, but it was clear we needed new methods for treating. And there were two patients that I saw very early on in my career that led to the suggestion that perhaps taking advantage of the body's own natural defenses could fight the disease. So let me just tell you a word or two about these two patients. The first was a patient who was seen the year before I arrived at the Brigham Hospital, who had undergone a kidney transplant. The patient had received a kidney from a young individual who had died in a motorcycle accident. And unbeknownst to the surgeons that transplanted that kidney, the kidney contained a renal cancer, small cancer in the cells of that organ. Well, following the transplant, the patient went on immunosuppressive drugs to block the immune system from rejecting the cancer. During the course of that patient's next 2 years, he developed a kidney cancer that arose from the transplanted cancer that had been in his kidney, that then spread throughout his body. Well, when the immune suppressive drugs were then stopped, the kidney was rejected, but in fact, the cancer throughout that individual disappeared as well. And so that instructed the understanding that if one could stimulate a strong enough immune reaction, even large cancers with large blood supplies could be made to reject completely by the influence of the immune system that recognized a cancer as foreign, but not foreign enough to reject it. It's the immune system and immune lymphocytes that are the warriors of the body that result in that kind of reaction, immune reaction against cancer and against organ transplants. We each have about 1 million lymphocytes circulating in every milliliter, every thimbleful of blood that are constantly patrolling the body. And when they find a foreign invader, they stop, they begin to divide, and in fact result then in the destruction of the tissue. The second patient that I saw that had a profound influence on me personally was a patient that I saw came into the emergency ward while I was covering the emergency ward at the hospital that I was training. And this patient came in with right upper quadrant pain, had a gallbladder, gallstones, and it was having a gallbladder attack. And when I opened that patient's chart,
and flipped the pages, I saw that 12 years earlier, that patient had come to the hospital, had been diagnosed to have a stomach cancer that had spread through his body. He was operated on. There were lesions that had spread into his liver. Those were biopsied to prove that they were indeed cancer, and the abdomen was closed, and the patient was sent home, not expecting to live very much longer. But he came back 3 months later, and then 6 months later, and as I turned the pages of his chart, saw that now 12 years later, here he was, looking perfectly healthy. And when I took part in his operation, one of the first that I did as a surgical resident, his abdomen was completely clear. All of the cancer had disappeared completely. Somehow, his body itself had learned to fight the disease. And it was at that point that I decided, well, we had scalpels, we had radiation beams, we had drugs to treat cancer, but why not take advantage of the body's natural immune defenses? In fact, one of the things that I did as a junior resident in surgery was take a unit of blood from the patient who had undergone a complete regression of his cancer and used it to treat another patient in the hospital, a veteran who had a stomach cancer that had spread, wondering whether or not the cells in the patient's blood that had been cured might be used to treat another patient. Well, I got permission to do that. It didn't work. But what it did was it planted the seed that perhaps these immune lymphocytes in the body could be educated to fight a cancer. Well, when I began research shortly after I came to the National Cancer Institute, it wasn't possible to keep lymphocytes, these immune cells, alive outside the body. And it was only with the discovery of a hormone called interleukin-2 that could be used to keep lymphocytes alive outside the body that it became then possible to treat the disease. Before interleukin-2, I actually searched for lymphocytes, for immune cells that could cause cancer regression. And since we couldn't grow them from people and get large enough numbers, I looked at a variety of experimental animals that I might immunize against the cancer and use that animal's cells to treat a cancer. And I looked at many different species of animals that I might immunize, finally settled on many pigs who had immune systems very similar to that of the human, and immunized these many pigs and used their cells to treat a series of six patients. Now, I was brought up as an Orthodox Jew, and you can imagine the horror my father experienced hearing that I was actually going to take pig cells and give them to a human. A somewhat horrifying concept for him. But we went ahead and tried that, and it did not work. And in fact, most of the early things that I tried did not work. We treated 66 patients in a row with this immune factor that could stimulate lymphocytes called interleukin-2, with the idea that stimulating the lymphocytes inside the body of a patient could take lymphocytes that recognize the cancer as foreign and destroy them. It was only in the 67th patient that we treated, by modifying the doses, understanding the kinetics, interleukin-2 only survived for about 7 minutes inside the body, by altering the schedule, that in fact in 1984 treated the first patient. You've heard her name, Linda Taylor, who was reported in newspapers around the world. She had a widespread melanoma that had spread through her body, had received multiple kinds of conventional treatments. They didn't work. We treated her with this new regimen of interleukin-2, and she became the first patient to undergo a complete regression of her cancer with a strictly immunologic maneuver. And she's gone on to live now over 35 years later, completely free of disease. Well, that then led us to apply this method for immune stimulation to a variety of patients and showed that, in fact, we could get good regressions of cancer in patients with melanoma and kidney cancer, often complete regressions that had not been recurring. These patients apparently, at least some were cured, as was Linda Taylor, alive 35 years later. And it was that treatment with interleukin-2 that became the first
immunotherapy ever approved for the treatment of cancer, melanoma in 1992 by the Food and Drug Administration, and renal cancer in 1998. That then led us to several decades of attempts to improve upon those treatments. We learned that there were elements in the body that could prevent immune cells from working and could increase the ability of a patient's own lymphocytes to cause regression of the cancer if we eliminated the negative elements of the immune system. And so the treatments that we developed involved taking the immune cells from a patient, educating them outside the body to increase their ability to recognize the cancer, and then return them to the patient. This works much better when you get rid of the elements in the body that can prevent them from working. And now about 20% of patients with melanoma from our original studies could be successfully treated. And in our latest iteration of those treatments, 56% of patients with melanoma will undergo cancer regression. About a half of those will undergo a complete curative regression and go on and live their normal lives. That's true for patients with renal cell cancer as well. Not only the application of interleukin-2, but the application of a patient's own lymphocytes for use as a living drug has further improved our ability to effectively treat patients. These lymphocytes, when injected in the body, patrol the body and can seek out cancer everywhere there's a blood supply. It's a living treatment. They could expand 100,000-fold inside the body after they're injected. Well, more recently, we extended this treatment in a new direction. We could take advantage of the body's own natural immune system to fight the cancer, but with the revolution in molecular biology, we now have a way to introduce genes into patients to alter the properties of the patient's cells and basically create cells that never existed in the course of evolution. And we attempted then to begin studies in what is now known as gene therapy, and that is genetically modifying human cells to improve their ability to attack the cancer. Now, we developed this treatment in the late 1980s and ran into enormous opposition to the idea of genetically modifying cells. There was enormous moral objection, religious objection to tampering with the DNA of a patient and altering the very language that makes us human and controls all human properties. We had to undergo multiple review groups. The National Cancer Institute created a committee to look into whether or not such gene therapy would be allowed. They had a committee that finally voted on it, but the vote was not unanimous. The director of the NIH, then James Weingarten, insisted that it be a unanimous decision to allow this to go forward. And finally, in the early 90s, we received permission following lawsuits by biotechnology activists to try to prevent that from happening. And for the first time, we could now genetically modify a patient's own immune cells, immune lymphocytes, and use them for treatment. That took a while to develop. It wasn't until almost 10 years ago that we began our studies to see if we couldn't genetically modify lymphocytes by inserting into those cells molecules that could recognize a cancer. And in 2009, we treated the first patient with a very aggressive lymphoma, a cancer of the lymphoid organs, who had extensive disease throughout his chest and abdomen, where we took his normal lymphocytes that were circulating in the body, genetically modified them to enable them to attack the cancer, treated that first patient in 2009. Over the course of the next 2 months, it happened very rapidly. All of his cancer disappeared, and he remains disease-free now 12 years later. Interestingly, as we began to treat patients and see these complete regressions, one of my former fellows, a fellow named Ari Belligren, who was at that point a urologist, he had worked in my laboratory and kept in touch with me, decided that this is something that could be commercialized. He founded a biotech company called Kite Pharma,
based on the first 50 patients that we have treated, with about half showing regressions that were durable of this aggressive form of lymphoma. Beginning in 2012, when he founded this biotechnology company, the Food and Drug Administration, following trials that were performed by Kite Pharma that reproduced our results at the National Cancer Institute, was sold to a large pharmaceutical company, Gilead Biosciences, for $11.9 billion, who then have made that treatment available around the world. It was approved by the Food and Drug Administration as the first gene therapy for cancer in 2017, and there have been many iterations and new attempts, and some very successful, to modify a patient's own cells to enable them to fight the cancer. So this is a war that is ongoing, supported by many institutions, especially the American Association of Cancer Research, and I'm delighted that Dr. Foti, who has led that organization for many decades, and the Pez Scholar Foundation for recognizing this work that is ongoing. I have every expectation that we'll continue to make progress in the ability to cure cancer, utilizing not only conventional approaches, but new approaches that are being developed, like immunotherapy and gene therapy, so that one day we could leave our children and grandchildren in a world that is, in fact, free of cancer. Well, thank you for your very kind attention. Grazie al professor Steven Rosenberg. Grazie per il suo immenso contributo che ha dato nella ricerca per la cura contro il cancro e quindi in definitiva per salvare tante vite umane. Ecco, mentre invitiamo i nostri ospiti a raggiungere la platea, perché tra poco ci sarà un vero e proprio concerto, in realtà non è un intermezzo musicale, è un gruppo che suona. Abbiamo, ecco, prego, grazie ancora. Non so se Enzo Galligioni vuole fare il saluto finale, peraltro, lascia che lo dica, oggi doppiamente felice perché stanotte è diventato nonno. Ok, grazie. Questo. Grazie. Grazie per questo anche applauso affettuoso e che testimonia ancora di più quanto la gente di Trento e tutti voi siate vicini alla Fondazione e anche a me, che ovviamente mi fa molto piacere. Grazie di essere qui, godiamoci un momento così di musica prima di salire poi per il brindisi finale. Grazie a tutti. Bene, abbiamo bisogno solo di qualche secondo per togliere le poltrone prima di alzare il sipario e nel frattempo dico qualche cosa a proposito di questo gruppo. Si chiama Nick Lee and the Marcos. Suonano blues, rhythm and blues, swing, sono pezzi riarrangiati in veste semiacustica per regalare allo spettatore un viaggio musicale che spazia dal blues rurale del Mississippi, John Hart e Robert Johnson, passando per l'elegante swing di Nat King Cole, fino a riproporre brani degli intramontabili, Natalino Otto e Nicola Arigliano. Quindi, come vedete, tanta roba, come si dice. Al sassofono Marco Pisoni, alla voce chitarra Francesco Mosna, al contrabbasso Andrea Ruocco e alla batteria Matteo Dalla Pè. Eccoli, sono già qua, abbiamo fatto presto. A voi. Tell about girl I know. She's my baby and she lives next door. Every morning before the sun goes up, she brings my coffee, my favorite cup. That's why I know, yes I know. Hallelujah, I just love her so. I'm tired and I have no friend. No, she'll be there until the end. Everybody asked me how to know. It's by them, they told me so. That's why I know. Yes, I know.
had just love her so. Why'd you fight calling on the telephone and tell me that all alone? By the time I count from 1 to 4, I hear on my door either. Even when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight. And yes, daddy, everything's alright. That's why I know, yes, I know now. Hallelujah, I just love her. If I call her on the telephone and tell me that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I heard her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's alright. That's what I know. Yes, I know now. Hallelujah, I just love her so. 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 Grazie. Il prossimo brano si intitola Route 66, scritto nel 1946 by Nat King Cole. That's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. With wings from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. We're going from St. Louis down in Missouri, Oklahoma City looks all so pretty, you say. Amarillo, Gallup, New Mexico, flags of Arizona, don't forget we know Kingston, Boston, San Bernardino, won't you dare? It's kind of dream. And take the California trip. Get your key on the roof. Get your key on the roof, 66.
St. Louis, down in Missouri. Oh, Carmel City looks oh so pretty, you say. Amarillo, Gallup, New Mexico, flags of Arizona. Don't forget Winona, Kingston, Boston, San Bernardino, Washington. Into the Scandinavian train. And take California train. And get your king on the Route 66. And get your kicks on the Route 66. Get your kick on the Route 66. Oh, grazie. Buongiorno a tutti, è un piacere suonare per voi, suonare per la Fondazione Pet Scholar e per questa location fantastica del Teatro Sociale di Trento. Il prossimo brano si intitola North Side Gal, di un artista molto recente, J.D. McPherson. She gets colder every time I try to hold her. Little digger that knows you for young gentlemen. Oh, Lord, that's right. Crazy about the North Side Girl. Grazie. Questo brano è stato scritto dai Mississippi Shakes, una string band degli anni 30 nel Mississippi. Si intitola Sitting on Top of the World. All the summer and all the fall, just right fine, my little unknown. But now she's gone,
I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Mississippi River, Lord, is deep and wide. The girl that I love is on the other side. But now she's gone, I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Shake my tree, stay out of my orchard, let my peaches be. But now she's gone, I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Was all the summer and all the fun, just try to find my all in all. But now she's gone, I don't worry, Lord, I'm sitting on top of the world. Grazie. Rimaniamo sempre in tema di Mississippi. Questo è un brano di Blind Boy Fuller, sempre degli anni 30, e si intitola Crazy About You. Baby, if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. Baby, if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. Woke up this morning, but help is full. Somebody's knocking at my back door. But if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. I mean, you got to change your mind. Baby, if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. Baby, if I think I'm crazy about you, you got to change your mind. Woke up this morning about half a phone, somebody's knocking at my back door. But if I think I'm crazy about you, you got to change your mind. I mean, you got to change your mind. Thank you.
think I'm crazy about you, you got to change your mind. Baby, if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. Woke up this morning by a helpless phone, somebody knocking at my back door. But if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. I mean, you got to change your mind. Baby, if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. Baby, if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. Woke up this morning about a helpless phone, somebody knocking at my back door. But if you think I'm crazy about you, you got to change your mind. I mean, you got to change your mind. I mean, you got to change your mind. I mean, you got to change your mind. Grazie. Questa carica di energia dei Nick Lee and the Marcos, ricordo Marco Pisone al sassofono, Francesco Mosna voce chitarra, Andrea Ruocco al contrabbasso, Matteo Dalla Pea alla batteria. Si conclude questa cerimonia di premiazione del premio Pet Scholar. Ma ci accomodiamo nei piani di Palazzo Festi per un brindisi che ci accompagnerà alla prossima edizione. Grazie per essere stati qui.